Ciao Guaglione! Ciao Guaglio! E niente, che ci ha spinto? Una visibilità portando comunque la nostra visione personale di musica e di poterla condividere con un pubblico così ampio. In realtà proprio, ma veramente niente. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto un botto di roba e ora come ora tutto quello che abbiamo fatto ci piace, cioè ci appartiene. E abbiamo imparato tanto, tra l'altro. Ecco, l'avevamo messo in conto. In parte ci aspettavamo di uscire per primi perché sapevamo che la nostra proposta musicale non era di facile appeal, ma con Mika ci siamo salutati mega bene. Ci ha detto che è stato per lui un onore lavorare con noi e viceversa. Quel poco che abbiamo lavorato insieme abbiamo veramente cercato di cogliere tutto il possibile da lui, perché comunque è una persona speciale, quindi siamo contenti di quello che siamo riusciti a recepire. L'idea di questo progetto è di portarlo sempre in una dimensione live. Speriamo di fare un tour gigante. La musica ce l'abbiamo da portare, ma la parte irrazionale non credo che sia venuta fuori in un senso rabbioso, direi. Forse la prima reazione che abbiamo avuto è stato più in realtà un mollare. Ah, è finito questo percorso e ora siamo pronti per tornare, ma con un nuovo punto di partenza. Grazie, grande. Grazie. Chiunque sia stato è un grande. Chiunque sia stata. Stata, secondo me è più una A che una... Ah, ti giuro che se avesse suonato l'ocarina era fattibile, però chitarristi purtroppo, o per fortuna, ne abbiamo già tantissimi. Esatto, però il contatto giracelo che ho. C'è un po' di coda, sia. Però non si sa mai. Grazie, bene. Ci avete veramente dato tanto affetto in queste settimane. E non lo dimenticheremo, lo trasformeremo musica per i prossimi concerti. Ci vediamo sotto il palco. Venite a sentirci. Noi sopra il palco. Sì, però dopo sotto. Ah, cioè, dopo il concerto noi ci vediamo andiamo sotto il palco. Perché andiamo a salutare. Però prima sopra, poi okay. Sotto il palco. Ok. Un abbraccio a tutti.